qualcuno ha verificato, io non me ne ero reso conto, che la nostra Lega aveva portato a casa un incremento importante di abbonamenti a Liberità. E quindi hanno ritenuto opportuno presentare me come responsabile di questa Lega territoriale, come premiato rappresentante di Modena e provincia. È una pubblicazione interessante, molto puntuale nell'argomentare notizie molto pregnanti sulla nostra organizzazione, sul nostro mondo, sulle nostre attese, rivendicazioni, eccetera, eccetera. Francamente, ritengo che sia uno strumento indispensabile per la gente che è iscritta al nostro sindacato. Io sono stato cresciuto da una nonna classe 901, lei era all'interno della distribuzione di questa rivista per donne che si chiama Noi Donne, riceveva il pacco delle riviste e poi ci pensavo io a distribuirlo tra le sue amiche della Scala. Mi hanno raccontato, perché avevo solamente 4 anni, che venne un fotografo che mi riprese. E mi dicono che quella foto fu in prima di copertina sulla rivista di quell'epoca, insomma. Liberità è un piccolo pezzo di storia del sindacato pensionati, in generale, ma anche del sindacato SPI CGIL dell'Emilia Romagna, perché all'interno di Liberità, che è la rivista nazionale dello SPI, ci sono 24 pagine ogni mese di inserto che si chiama Argento Vivo e che si occupa in particolare degli 11 territori dell'Emilia Romagna. Ed è uno strumento oggi un po' particolare perché è uno strumento classico, la rivista. Si può avere a casa su carta, leggere, toccare, è proprio un oggetto fisico, e questo lo fa, come dire, un mezzo di comunicazione apprezzato, perché è un mezzo di comunicazione forse un po' più lento, ma comunque più approfondito, che permette, un pensiero, un po' antico, però un po' più vicino allo spirito dello SPI CGIL. Liberità è una rivista su abbonamento, costa solamente 12 euro l'anno, che è il costo di un caffè al mese. Abbiamo deciso di mantenere il prezzo invariato da tantissimi anni, non abbiamo praticamente pubblicità. Arrivano dai territori, da tutte le regioni, anche delle piccole donazioni. Così, semplicemente, al di là dell'abbonamento, persone che in qualche modo si sentono riconoscenti e quindi danno un piccolo contributo.